In base alle recensioni positive e negative avrà un valore più alto e più basso. Quindi, ragazzi, assicuratevi di prima di tutto massimizzare l'esperienza del consumatore, e perché appunto andando per esempio da 5, che è il vostro valore di base, quindi il valore massimo, con più recensioni negative arriverete fino piano piano sotto all'1, all'1 appunto di recensioni, a una stella. E arrivato sotto una stella bloccherà completamente le vostre pagine Facebook, la vostra pagina Facebook, e rischiate soprattutto che vi blocchi, oltre alla pagina Facebook, anche l'ad account, e oltre all'ad account anche il business manager, e oltre al business manager anche il profilo personale. Quindi, ragazzi, dovete stare molto attenti. Adesso Facebook sta bannando come se non ci fosse un domani. Quindi, ragazzi, dovete assolutamente focalizzarvi su appunto l'esperienza positiva del vostro consumatore. Quindi, ragazzi, ripeto, focalizzatevi soprattutto sull'esperienza appunto del vostro user, degli user di Facebook, perché Facebook, il primo obiettivo ovviamente è non far scappare appunto il proprio pubblico dalla loro piattaforma, altrimenti nessuno investirà più su Facebook. Quindi più la gente rimane su Facebook, e ovviamente più persone vorranno appunto far correre i loro ads, fare campagne Facebook, eccetera, eccetera, e quindi ovviamente loro faranno più soldi. Quindi l'obiettivo loro è sì, fare più soldi, ma ovviamente garantire che la gente rimani su Facebook. Quindi mi raccomando, ragazzi, fondamentale da capire. Abbiamo spiegato appunto questa sezione per quanto riguarda il consumatore. Ora andiamo a vedere, andiamo a spiegare appunto l'advertiser bid per l'estimated action rates, che in poche parole, voi ovviamente andrà a calcolare, questo valore è calcolato dall'advertiser bid, che sarebbe quanto noi investiamo in Facebook, per appunto il successo dei nostri ads. Quindi loro appunto calcoleranno gli ads, il successo degli ads per quanto noi stiamo investendo. Ora ve lo rispiego meglio. Praticamente, se noi per esempio investiamo 10 euro al giorno nella nostra campagna, e diciamo gli ads non stanno performando a dovere, perché Facebook è super intelligente, lui sa esattamente. Il vostro annuncio ha rilevanza, ok? Fattore di quality, e vedete qua estimated click-through rate, che sarebbe il click-through rate, sarebbe appunto quante persone hanno visto il vostro ad e quante persone hanno cliccato sul vostro ad e sono andate sul vostro sito web o il vostro negozio Shopify. Quindi click through rate fondamentale, come vedete qui, per calcolare il total value. Vedete qua click optimized ad e conversion optimized ad per le conversioni, appunto per il click through rate. Vedete bid per conversion, estimated click through rate. Questo ci fa capire essenzialmente quanto i vostri ad abbiano importanza sul marketplace, perché vi ricordo che Facebook è prima di tutto un meccanismo, i Facebook Ads sono un meccanismo ad aste, quindi voi state competendo per lo stesso spazio, per lo stesso numero di persone con altri advertisers. Quindi voi dovete essere prima di tutto sicuri che state ovviamente pagando di più, ok, rispetto al vostro competitor per acquisire quel cliente. E dovete essere sicuri che il vostro ad abbia risonanza, ok, con il vostro pubblico, con il vostro cliente target, e che appunto sia efficiente, che funzioni. E Facebook ovviamente tramite una marea di dati vi spiega esattamente se l'ad sta funzionando o no. Addirittura c'è proprio lo score di rilevanza e dei loro utenti, perché abbiamo detto che Facebook è prima di tutto una piattaforma social. Quindi, ragazzi, dovete focalizzarvi, oltre che ovviamente sul budget, che quello è in base ai vostri risultati. Ovviamente più voi crescete, più budget andrete a spendere. Dovete focalizzarvi soprattutto sulle creatives degli ads, perché adesso è fondamentale creare sempre più creatives, e quindi fare in modo che appunto l'algoritmo di Facebook vada a selezionare il vostro migliore ad, vi faccia spendere di meno, ottenere maggiori risultati, ok? Perché questo è Facebook, questo che Facebook vuole. Vuole appunto, ovviamente, oltre che la felicità dei propri utenti, vuole soprattutto che voi facciate più soldi, perché se voi fate più soldi, Facebook, voi investirete in più Facebook, e Facebook farà più soldi di conseguenza. Quindi è tutta una ruota, ragazzi. E abbiamo detto praticamente tutto, mi pare.
Ok, spero che vi sia chiaro. Comunque, qualsiasi domanda me la fate giù nei commenti, andrò a rispondere a ogni vostra domanda. E oltre a mettere like, dovete anche iscrivervi, mi raccomando. E abbiamo detto che okay, conversion, ovviamente per quanto riguarda il vostro sito e-commerce, se volete convertire è proprio fondamentale l'obiettivo conversione, ragazzi, acquisto, mettetelo sempre. Link Shopify tra l'altro ve lo metto qui in descrizione, quindi basta che andate in descrizione e cliccate il link Shopify, iniziate la vostra prova gratuita. Attenzione, imposta il tuo Facebook Business Manager correttamente. Ora vi andrò a spiegare esattamente come fare ciò. Prima di tutto, brand safety, registrazione dominio, ragazzi, fondamentale perché Facebook vuole che appunto l'advertiser sia il più possibile un business vero. Che significa un business vero? In poche parole, ragazzi, dovete cercare di fare ovviamente cose legali, ok, prima di tutto, e soprattutto business vero intendo un business che cerchi ovviamente di non fregare le persone. E che sia appunto veritiero per quanto riguarda l'offerta, per quanto riguarda il prodotto e tutte le caratteristiche, magari dei servizi e tutto quanto, in modo appunto, ripeto, che l'esperienza dei consumatori su Facebook sia il più possibile alta. Quindi ragazzi, assicuratevi che, ripeto, prima di tutto il vostro cliente sia felice, anche perché ovviamente, come in ogni business, più il cliente sarà felice, più ritornerà da voi. E ovviamente Facebook vuole prima di tutto sapere con chi, con quale business o quale attività sta interagendo, ok? Con quale sta lavorando, perché ovviamente voi come se lavorate con Facebook. Quindi brand safety prima di tutto, ricerca delle corrispondenze avanzata automatica. Adesso vi andrò a mostrare come si fa. Completare la sezione informazioni su business, collegamento pagina Facebook, profilo Instagram, creazione di più account pubblicitari, fondamentale perché se vi bannano un account pubblicitario, appunto, ve ne bannano uno, due, tre, voi ce ne avete altri diversi. Mi pare che ne potete avere circa 50 per business manager, potete avere anche più business manager. Di solito no, ovviamente se rispettate le norme no, però ragazzi Facebook prima di tutto banna attraverso l'algoritmo, poi potete cercare di farvi attivare l'account, comunque cercate di non fare assolutamente niente che vada contro le policy di Facebook, perché Facebook soprattutto in questo periodo è super restrittivo, quindi fate tutte le cose fatte per bene. Inserimento del Facebook Pixel, ovviamente nel tuo negozio Shopify, ragazzi è proprio la base e vi insegnerò come fare. E soprattutto settaggio colonne Key Performance Indicators. Ok, adesso vi spiegherò tutto, tranquilli. Andiamo nel nostro appunto Business Manager e vediamo che abbiamo impostazioni Business Manager. Prima di tutto dovete creare la vostra pagina Facebook, perché dalla pagina Facebook voi create inserzioni e collegherete quindi anche il vostro account Instagram se state facendo appunto pubblicità Instagram. Se volete fare pubblicità Instagram, anche se ovviamente è meglio avercelo, mi pare che sia possibile fare anche senza account Instagram, quindi loro faranno per esempio quanto riguarda le pubblicità di swipe up o anche dentro il feed di Instagram, loro saranno costretti ad andare al sito in ogni caso, quindi non è obbligatorio la pagina Facebook, tuttavia sì, pagina Facebook obbligatoria per fare le campagne di Facebook. Account pubblicitari, come detto, voi volete assolutamente avere più ad account possibili. All'inizio ve ne dà la possibilità di crearne uno, poi più soldi spendete, quindi più soldi investite in Facebook Ads e ovviamente più ad account potete creare. Quindi abbiamo 5, ne potrete creare fino a 50. Ovviamente questo è un account di uno degli store che sto gestendo, quindi vi faccio esempio da qui. Perché è uno store appunto che stavo utilizzando poco fa, quindi è un business manager che comunque sono tutti uguali, ragazzi. Questo è solamente il business manager di un mio cliente. Quindi andiamo brevemente, abbiamo detto gli account pubblicitari più possibili, ragazzi. Account Instagram abbiamo detto. Ok, progetti, origine dei dati. Ora il pixel. Vi spiegherò esattamente come fare. Prima di tutto dovete se non anzi, dall'account pubblicitario che abbiamo qui. Ora parliamo dell'origine dei dati e spieghiamo brevemente come nei cataloghi appunto potete connettere i vostri prodotti
dal vostro Shopify Store o dal vostro sito web. Principalmente con Shopify basta che utilizzate e connettete appunto Facebook con il vostro sito Shopify e ovviamente arriveranno, il catalogo sarà già presente su Facebook, quindi sarà tutto, è tutto automatizzato, ragazzi. Shopify, ve l'ho detto, è il numero uno al mondo, è tutto, è connesso con tutti i tipi di business relativi appunto all'e-commerce, quindi Facebook è fondamentale per e-commerce, ovviamente è aiutato, si aiutano a vicenda per far generare più vendite ai propri clienti. Abbiamo detto cataloghi, ok, quello che ci serve a noi è, oltre a belle conversioni personalizzate, questo è più avanzato, ve lo spiego in maniera più dettagliata nel corso che trovate su montanabusinessonline.com. ovviamente questo è proprio il livello più avanzato che vi permette appunto di creare le vostre conversioni in base al vostro obiettivo. Pixel, abbiamo detto, prima cosa che dovete installare nel vostro sito web e nel vostro sito Shopify. Inizialmente dovrete utilizzare, ovviamente vi consiglio di utilizzare un pixel per ogni ad account, in modo da appunto creare questo flusso di informazioni verso un unico, appunto un unico pixel. Ora andiamo appunto a aprire gestione eventi del nostro pixel appena creato, ve l'ho creato appunto per voi come se steste creando una campagna, cioè un pixel da zero per le vostre campagne. Vedete qua ci fa configurazione pixel, ok, qui configuriamo il pixel, lo creiamo quindi per la prima volta e qua ci spiega appunto come inserire il nostro pixel. Appunto vedete qua Shopify, in questo caso vi spiego brevemente su Shopify come funziona. Qua andiamo, qui potete selezionare il vostro, se non avete Shopify comunque, se state facendo e-commerce, se volete vendere e-commerce, dropshipping o il vostro brand, dovete assolutamente usare Shopify, link in descrizione. Qui cliccate su Shopify quindi, e assolutamente la cosa che dovete fare è appunto attivare la ricerca delle corrispondenze avanzate automatica, ok? Quindi questo assolutamente, vedete qua l'ho scritto, dov'è? Questo qua, ok? Ricerca delle corrispondenze avanzate automatiche, fondamentale perché? Perché vi aiuterà a trovare appunto un numero superiore di corrispondenze per appunto ampliare il vostro pubblico, quindi vi aiuterà a trovare migliori